Da alcuni ritrovamenti dei Romani a un ordigno capace di distruggere una città fino alle uova di dinosauro, questi sono i ritrovamenti più eccitanti che gli operai abbiano mai trovato. Prima però di iniziare, ti invito ad unirti al mio canale Telegram di offerte, in cui ogni giorno potrai risparmiare anche centinaia di euro. Trovi il link qui sotto al video. Nel 2016, ad Augusta, 50.000 persone sono state fatte allontanare dalle loro case dopo la scoperta di una bomba gigante risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La bomba era stata trovata durante alcuni lavori nel centro storico della città. Tale esplosivo pesava ben 1,8 tonnellate e, se fosse esploso, avrebbe danneggiato tutti gli edifici in un raggio di 1,5 km. Augusta fu bombardata pesantemente dalle forze alleate nel 1944 e questa è la prova distruttiva della violenza con cui si sono accaniti gli alleati durante il feroce bombardamento. Durante gli scavi della linea C a Roma sono venuti a galla due ambienti della media età imperiale. Secondo gli esperti, questi edifici sarebbero crollati per l'improvviso divampare delle fiamme. In questi ambienti risalenti all'età romana sono stati rinvenuti anche diversi scheletri, probabilmente appartenenti a persone rimaste intrappolate tra le fiamme. Nonostante la scoperta, la linea C è stata completata con successo. Con un costo di 514 milioni di euro al chilometro, è la quarta metropolitana più cara di tutto il pianeta. Molti hanno ribattezzato la città cinese di Heiwan come la casa dei dinosauri. Il motivo ti lascerà sconvolto. Nel 2015, durante la costruzione di una strada, gli operai si sono imbattuti in qualcosa di sensazionale. Hanno dissotterrato 43 uova di dinosauro, di cui 19 rimaste intatte. I lavori di costruzione della strada si sono fermati per permettere agli esperti di controllare la presenza di altri eventuali fossili. Le uova trovate vanno ad aggiungersi alle altre 13.000 uova fossilizzate scoperte sempre in quella zona negli ultimi anni, testimonianza del fatto che in passato il territorio era ampiamente abitato dai dinosauri. Qualche anno fa, in un cantiere del Brasile, gli operai si sono imbattuti in un mostro lungo tra i 6 e gli 8 metri e dal peso di diverse centinaia di chilogrammi. Il rettile enorme è stato scoperto dagli operai che avevano appena effettuato un'esplosione controllata nella grotta di Altamira. Questo esemplare è sicuramente sbalorditivo, ma neanche lontanamente paragonabile al leggendario Titano Boa. Los Angeles potrebbe sembrare una città molto moderna, ma è anche la casa dei reperti archeologici unici al mondo. Durante alcuni lavori per l'ampliamento della linea della metropolitana, gli operai sono incappati in una scoperta di inestimabile valore. Si tratta di un teschio, per la precisione, con tanto di zanne, di un giovane mammut che deve aver vissuto in un'epoca inclusa tra i 300.000 e i 2 milioni di anni fa.